sono troppi. Prima di tutto ti danno poco soldi. Secondo, quello che ti danno tengono occhio di rubare. Ti lo rubano in fase di multe, ti lo rubano in fase di franchigie, ti lo rubano in ogni modo, l'armezzo è loro. A te, se sei un povero, porti un mobile a sesto piano dalle scale. Se lì succede un danno a casa cliente, lo paghi te 250 euro dalla tua tasca, che lo guadagni 40 euro. Poi, se tu vieni in ufficio per chiedere il tuo diritto, c'è un nostro responsabile con occhiali, signor Octavian, che ti viene sulla faccia. Oh, cosa vuoi? Vai a lavorare. Non funziona più così. Noi non chiediamo niente male, chiediamo solo i nostri diritti. Non possiamo lavorare più dal lunedì al sabato con ore indeterminate. Indeterminate vuol dire che prendete il giro alle 7 e tornate quando finite, sia alle 10 di notte, sia alle 11 di notte. Io mi ricordo bene che facevo l'ultimo consegna dalle 10 di notte. Alle 5 si scappano da ufficio. Poi se tu chiami che durante la passaggio di un divano fatto male la schiena, ti dicono: oh, che fai? Muoviti, non è normale, siamo giovanotti. Però non è così, vogliamo noi. Loro non hanno assicurato niente. A te lo porti i mobili, se fai male a mano, fai male a schiena, e loro non c'hanno niente. Poi ti pagano la trasferta Italia, che regolamenta la tua trasferta giornaliera. Loro non ti pagano giornaliera. Ti obbligano di lavorare 22 giorni per prendere la trasferta. Se non lavori 22 giorni, ti levano 800 euro di stipendio. Le problemi non sono pochi, se cominciamo a parlare non si finiscano fino a domani mattina anche. Quindi non abbiamo niente di male con i nostri bravi colleghi. Io lo sapevo, vi conosco bene voi tutti. Tutti volete le diritti, però non tenete paura di questi, non fanno niente. Chiedete il vostro diritto e basta. Sciopero! Noi vogliamo i nostri diritti! Noi vogliamo!